Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo degli apparecchi invisibili e lo faremo insieme alla dottoressa Alessia Novelli, che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a tutti, grazie di avermi chiamata per questa intervista. Grazie a lei dottoressa per aver accettato il nostro invito. Quindi, questi apparecchi invisibili in che cosa consistono? L'utilizzo dell'ortodonzia invisibile ad oggi è uno dei dispositivi più innovativi. Hanno un'importante valenza estetica in quanto sono realizzate da mascherine trasparenti in resina che vengono applicate su tutti i denti dell'arcata superiore ed inferiore, permettendo di spostarli come faceva la classica ortodonzia fissa costituita dai brackets. L'importanza della valenza comunque estetica è uno dei fattori principali per cui i pazienti preferiscono questo tipo di ortodonzia rispetto ad altri, ma per noi clinici l'importanza è invece dovuta al fatto che è una tecnica completamente digitale, quindi permette di sfruttare quelle che sono lo scanner intraorale rispetto comunque all'utilizzo delle vecchie paste utilizzate per la presa delle impronte. Pertanto ci permette, in quanto clinici, di poter pianificare in maniera molto più precisa e dettagliata rispetto alla vecchia ortodonzia, quella che è la terapia e quindi lo sviluppo per ottenere il risultato clinico di una malocclusione. Quindi, dottoressa, si può prevedere e anche vedere quale sarà il risultato finale, no? Sì, grazie a proprio questa tecnologia dovuta alla scansione dell'arcata del paziente, trasformiamo la vecchia impronta in un software in 3D che ci permette quindi di pianificare quella che è la terapia in maniera completamente più precisa e molto prevedibile. Molto spesso riesco a far vedere al paziente, prima ancora di avere nello studio le mascherine, quello che sarà tutto quanto il percorso terapeutico fino al risultato finale che avranno i denti del paziente. Beh, penso che questo sia veramente un ottimo stimolo, ma da che età si possono utilizzare? Ad oggi l'utilizzo dell'ortodonzia invisibile è molto vasta. Fino ad oggi il grande utilizzo è stato soprattutto nei pazienti adulti, in quanto richiedevano quella che è la valenza estetica principalmente. Con l'utilizzo quindi di questo tipo di dispositivi nel 90% dei pazienti adulti, ma anche in un utilizzo multidisciplinare, perché noi ortodonzisti l'abbiamo potuto utilizzare anche insieme agli implantologi e ai protesisti per poter poi riabilitare non soltanto l'estetica del paziente, ma anche la funzionalità. Si utilizzano anche in pazienti che hanno una mobilità dentale definita come parodontali, in quanto la vecchia ortodonzia fissa non ci permetteva comunque di utilizzare queste forze in maniera più lenta e allungarli nel tempo, perché erano delle forze molto più strong. L'utilizzo ad oggi è molto valido anche nei teenager, che richiedono comunque anche loro una valenza estetica nel trattamento ortodontico. Quindi c'è un feedback positivissimo nei pazienti adolescenti e da qualche anno questa metodica ci permette di utilizzarla anche nei pazienti in dentizione mista o che comunque hanno ancora tanti dentini da latte, quindi nei piccoli pazienti già a partire dai 5-6 anni posso riuscire a trattare questo tipo di pazienti, perché togliamo l'intralcio dell'utilizzo delle vecchie paste ortodontiche, quindi possiamo fare una scansione delle arcate anche in piccoli pazienti e da lì realizzare un dispositivo che è meno ingombrante e anche molto più tollerato rispetto a quelli che erano la vecchia ortodonzia intercettiva, che comunque prevedeva molto spesso degli apparecchi più ingombranti e più fastidiosi anche per i piccoli pazienti. Ecco, dottoressa, lei già in parte ha risposto a questa domanda che le sto per fare, però riepilogando, quindi perché preferirli ai vecchi apparecchi? Per quanto riguarda quella che è la mia esperienza clinica, essendo un ortodonzista e avendo utilizzato per diversi anni brackets, quindi la vecchia ortodonzia, il grande comfort del paziente, oltre a quanto abbiamo già detto che è un'importante valenza estetica, è dovuto al fatto che vengono rimosse nella masticazione, quindi si può mangiare senza. C'è il grande comfort che si riducono quelle che sono le ulcere da abrasione dovute all'utilizzo dei brackets, si possono spazzolare i denti, passare il filo interdentale, quindi l'igiene orale con l'utilizzo di questi dispositivi è praticamente eccellente rispetto alla vecchia ortodonzia.
E soprattutto dobbiamo dire che il paziente ha un comfort maggiore anche nell'indossarli, perché non ha quei fastidi o quelle urgenze che si avevano, come la formazione di afte o comunque il distaccamento dei brackets, sono completamente annullati dall'utilizzo di questo tipo di dispositivi. Dottoressa, e per quanto riguarda invece le tempistiche terapeutiche, ci sono differenze tra questi nuovi apparecchi invisibili e quelli vecchi? Diciamo che l'utilizzo delle mascherine, quindi dell'ortodonzia invisibile, è equivalente a quello della vecchia ortodonzia. Se mi capita di dover trattare una malocclusione complessa, lo sarà in entrambe l'utilizzo di qualsiasi dispositivo ortodontico. L'unica valenza importante è quella, proprio come dicevo prima, della digitalizzazione, quindi dell'elevata predicibilità nell'utilizzo dell'ortodonzia invisibile rispetto al vecchio braccio, che richiedeva comunque una grande manualità da parte dell'operatore. Le tempistiche molto spesso, per quanto riguarda la mia esperienza, riesco a velocizzarle, perché avendo tutte le mascherine fisicamente nello studio, nei periodi di chiusura delle festività natalizie o comunque nelle chiusure estive, non si interrompe mai la terapia, perché riesco comunque a dare gli allineatori ai pazienti e quindi proseguire costantemente durante tutto l'anno la terapia, cosa che non potevo fare in quanto l'ortodonzia classica con i brackets richiedeva comunque degli appuntamenti e delle visite cliniche alla poltrona. L'utilizzo comunque della digitalizzazione ci permette anche, grazie a un programma, un'applicazione che si chiama Virtual Care o Dental Monitoring, di poter controllare il paziente a distanza. Non sempre tratto soltanto pazienti nella zona di Roma, mi capita anche di trattarli che sono anche fuori dall'Italia, quindi riesco, vedendoli ogni 2-3 mesi, a monitorarli anche a distanza, grazie proprio a questo tipo di dental monitoring, dove rilascio un apribocca al paziente, lui si fa delle foto, me le invia tramite questa applicazione e quindi possiamo velocizzare anche le terapie in pazienti che non sono fisicamente residenti a Roma. Dottoressa, una volta raggiunto l'obiettivo, come si mantiene la terapia? Io consiglio sempre, soprattutto ai miei pazienti, di utilizzare una mascherina di tipo passivo, quindi sempre realizzata in resina, quindi sempre estetica, sempre confortevole per il paziente, ma che sarà indossata soltanto la notte. Quindi questo ci permetterà di mantenere l'obiettivo raggiunto, perché se pensa che se prendiamo impronta a me o a lei oggi e ce la riprendiamo tra 4 anni, anche se non abbiamo effettuato un'ortodonzia in questo periodo, i denti si saranno spostati. Figuriamoci in un paziente, soprattutto adulto, che effettua un trattamento ortodontico di 1 o 2 anni, deve mantenere comunque il risultato. Per farlo si utilizzano queste mascherine notturne che vengono portate, io consiglio sempre ai miei pazienti, quasi a vita. Benissimo, dottoressa Novelli, la ringrazio molto per essere stata qui e per averci dedicato il suo tempo. A presto. Grazie mille a voi e buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.